Questi due grandi palazzi nella periferia di Modena valgono 20 milioni di euro. La proprietà è di un fondo di investimento immobiliare. Tra tutti e due i palazzi ci sono 60 appartamenti. Vuoti saranno 120-130 appartamenti. 120 appartamenti sono vuoti, ma nessuno dei pochi residenti conosce il motivo. Dicono che vogliono vendere, non si sa niente. Saranno operazioni immobiliari che fanno loro per i loro fondi. È un mistero. Un mistero, sì, esatto. Anche in questa zona di case popolari ci sono decine di appartamenti vuoti. La casa con le lì sopra, 4 piani, 3 piani, e questo al secondo piano. Ormai 3 anni che sono chiusi. Tu prova a suonare, ma vedi che è stato d'abbandono? Sì, ma è una roba indecente. Benvenuti a Vox Reporter. Molti cittadini aspettano di poter entrare dentro gli alloggi di edilizia pubblica, ma se da una parte le liste sono sempre piene, dall'altra si contano decine e decine di appartamenti vuoti. Come in questo quartiere di case popolari a Modena. Queste sono case dell'istituto, sa? Là ci sono appartamenti vuoti. Sempre delle case popolari? Sì. E come mai non li danno in affitto? Non lo so. Oggi però molti di questi appartamenti sono abitati da anziani rimasti soli. Alcune famiglie hanno riscattato e comprato gli appartamenti assegnati, mentre alcuni palazzi versano nel degrado. Per alcuni residenti la situazione è arrivata al limite. Sì, ma è una roba indecente. Cioè, ma sai che abbiamo dovuto chiamarli genere quest'estate? Quello là è vuoto? Sì. Il secondo. Della fila di destra. Ci sono degli scarpaggi così? Aumenta il degrado, però. La porta del condominio è aperta. Queste sono le cantine. Vediamo se c'è qui qualcuno. Qua il campanello non funziona, anche qua sembra un appartamento vuoto. Anche questo appartamento al terzo piano sembra vuoto o non occupato. E comunque qualcuno ci abita in questa scala perché, come si vedono, ci sono delle piante dentro un vaso. Una signora che abita qui dagli anni 60 conosce bene la situazione. Però adesso ci sono tutti questi appartamenti non venduti. E non assegnati. Cosa pensa di questa cosa? Che li danno chi le pare a loro. Mia nipote paga 500 euro in una casa di campagna che le crolla addosso. Solo in un condominio, come avete potuto vedere, ci sono ben 3 appartamenti vuoti. Ma di queste situazioni ce ne sono diverse in tutta la città, come in 2 grandi palazzi nella periferia di Modena. Questi 2 grandi palazzi nella periferia di Modena valgono 20 milioni di euro. La proprietà è di un fondo di investimento immobiliare. Ci sono 160 appartamenti, ma 120 sono vuoti. Nessuno dei pochi residenti conosce il motivo. Com'è la situazione di questi palazzi? No, non è la questione. Scadono i contratti, ci stanno mandando via una alla volta. Ma sono contratti in affitto? Sì, in affitto, è normale. Ma è vuoto, cioè, per quale motivo? Perché la proprietà, vuole rivenderlo a qualcun altro? Ma non lo so, non so cosa dirti. Una volta dice che volevano vendere gli inquilini che stavano, ora non si sa. Ce ne sono 3 o 4 appartamenti occupati. Qui dicono che vogliono vendere, non si sa niente. Il perché? Saranno operazioni immobiliari che fanno loro per i loro fondi. Le abita qua? Sì, sì. Ecco, come mai questi appartamenti? Tanti sono andati via perché la spesa troppo, il condominio, qualcosa di... E il fondo immobiliare cosa dice? Il fondo della banca. Non lo so. Loro non lo so cosa vogliono fare. Ormai è tutto vuoto, a me non dicono niente. Cosa vuol fare il fondo di questi palazzi? Non me lo dicono, non so niente, chiede all'amministratore. L'amministratore dice che lui non sa niente, nessuno sa niente. Quanti appartamenti sono in tutti qua, in tutto gli appartamenti vuoti? Tra tutti e due i palazzi ci sono 60 appartamenti. Vuoti saranno 120-130 appartamenti. È un mistero. Un mistero, sì, esatto.